L'assegno per i nuclei familiari con tre figli a carico, il sostegno per l'inclusione attiva, il bonus bebè, lo sgravio per le bollette di luce e gas, i contributi per i soggetti affetti da SLA sono solo alcune delle misure attive ricordate questa mattina dall'assessore ai servizi sociali del comune di Gela, Alice Bera, nel corso di una conferenza stampa a cui ha preso parte anche il sindaco Domenico Messinese e il vice sindaco Simone Siciliano. Gli uffici stanno raccogliendo le istanze, ma lo sforzo dell'amministrazione comunale è quello di informare un maggior numero di cittadini per usufruire di questi sostegni in un periodo particolarmente delicato per la vita economica cittadina. L'ufficio si è attivato per poter rendere utile tutta una serie di sussidi che possono aiutare le fasce più deboli della nostra comunità. Sono partito tutta una serie di contributi, naturalmente bisogna avere requisiti di reddito con delle graduatorie trasparenti in modo tale da poter dare un aiuto sicuramente a chi è più bisognoso. Ci rendiamo conto che le risorse sono limitate e il bisogno è notevole, però dobbiamo necessariamente poter gestire al meglio le risorse che siamo riusciti a mettere a disposizione proprio per garantire un aiuto a chi ne ha più bisogno. Sono diversi gli strumenti messi a disposizione per i cittadini gelesi, potranno presentare istanze infatti le famiglie dove è presente per esempio un malato di SLA, altresì alcuni contributi per esempio per le donne in gravidanza o con figli minori o altresì disabili a carico all'interno del nucleo familiare, ma anche contributi per esempio per chi ha necessità di avere delle apparecchiature che hanno un consumo energetico molto elevato e quindi la possibilità di sgravi direttamente in bolletta appunto lì dove esistono delle condizioni sanitarie ed economiche particolari. Ovviamente tutte queste istanze sono presentabili e disponibili presso il segretariato sociale che attraverso appunto gli sportelli danno la possibilità a tutti i cittadini di poter interagire, di poter rappresentare le loro istanze che verranno debitamente appunto osservate e valutate e lì dove vi sono appunto i requisiti verranno erogati i contributi non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista assistenziale.